Ufficializzazioni anche nella sede bresciana di Forza Italia per la candidatura di Paola Vilardi come primo cittadino della nostra città. Alla presenza del senatore Paroli, del neoassessore Mattinzoli, consiglieri di Regione Lombardia, il coordinatore Fontana e tutto il gruppo del partito. Si è vista una Vilardi emozionata ma determinata e decisa a vincere, ribadendo i punti fondamentali di quello che sarà presente nel programma elettorale. Famiglia, attenzioni alle classi sociali più deboli, al rilancio di Brescia non solo per il centro storico, ma anche per le zone periferiche. Un programma condiviso con tutti gli alleati, ma soprattutto con i cittadini che incontreranno nei mercati e nei quartieri. Sì, assolutamente, noi non vogliamo stare chiusi nelle stanze, ma vogliamo andare in giro tra la gente, mercati, quartieri, cosa che comunque in questi anni io personalmente ho sempre fatto, ma anche Forza Italia ha sempre cercato di ascoltare e di capire quali sono le problematiche della città. Sicuramente servirà a mettere a punto quelle che sono le tematiche che io per prima alle quali io per prima credo, e quindi cercare di confrontarsi su quelli che sono i temi che formeranno poi il programma elettorale del sindaco e di tutta la coalizione. L'assessorato alla famiglia ci sarà, e come l'appello a tutte le realtà che sono le realtà associative della nostra città, che sono molto importanti, quindi credo che l'incontro con loro, l'ascolto e il cercare di estrapolare il meglio anche delle loro idee sia fondamentale per fare un programma che sia concreto e realizzabile. Beh, ma io così ero certo di una cosa, che l'accordo sarebbe stato trovato dopo l'appuntamento elettorale delle regionali e delle politiche, perché è chiaro che noi riteniamo Brescia strategica, ma negli equilibri generali di una coalizione il voto delle regionali e delle nazionali avrebbe in parte, se non condizionato, sicuramente dettato i tempi. E dunque adesso, finiti questi due appuntamenti, con tra l'altro un risultato importantissimo a livello regionale e anche a livello nazionale come coalizione, però a livello regionale è stata veramente una vittoria che mi sento di definire schiacciante. Penso che ci siano assolutamente, attraverso il nome di Paola, attraverso una lista che deve creare un mix fra competenza, fra esperienza e fra rinnovamento, la possibilità di vincere anche questa partita. Tutta la coalizione compatta, recupereremo, e abbiamo il dovere di farlo, anche le liste civiche che si creeranno in modo spontaneo, perché vogliono e credono come crediamo noi in Paola, e dunque penso che la sfida sarà entusiasmante e questa sarà una bella campagna elettorale. Non dimentichiamoci che ci sono altri 18 comuni che vanno al voto, ci sono comuni importanti come Manerbio, come Ospitaletto, come Toscolano, dove anche lì ci sono amministrazioni di centro-sinistra, e noi così vorremmo provare a fare l'amplen. Beh, sicuramente mi sento tanta responsabilità addosso, però d'altronde sono stati dei mesi duri quelli della campagna elettorale, ovviamente dovevamo prepararci poi ad un lavoro importante, come fortunatamente si è poi rivelato. Abbiamo già iniziato le nostre prime giornate a Milano al Pirelli, ci stiamo impegnando su alcuni temi che sono i temi bandiera del nostro partito Forza Italia. Di idee ce ne sono tante, il contenitore è davvero pieno, e adesso giovedì subito pronti via al primo consiglio regionale e poi di nuovo assieme con tutto il gruppo per capire esattamente qual è la strada, qual è il timer, il nostro programma lavorativo, e quindi noi siamo pronti per portare anche la nostra voce Brescia all'interno del Pirelli.